A sorpresa, sul podio della carabina 10 metri è salita per la prima volta Virginia Lepri della sezione di Roma. Quanti anni hai, Virginia? 13. Quindi fai parte ancora della categoria? Allievi. E ti aspettavi un risultato del genere al tuo primo campionato? Io no, per niente. Senti, che punteggio hai fatto oggi in qualificazione? 194. E in gara come ti sei trovata, visto che era la prima volta che disputavi una finale con queste modalità, immagino? Io non ho mai fatto una finale del genere, nemmeno normale, però avevo il cuore a mille, ma sono riuscita a vincere, non so come. Senti, ti sei divertita comunque? Tanto. E adesso quali sono le aspettative che hai nel futuro? Vuoi continuare? Quant'è che spari? Io sparo da un anno e un mese e sì, voglio continuare. Mia sorella era andata a fare una prova e papà mi ha fatto provare, così da lì mi è piaciuto. Hai scelto subito la carabina? Anche se mi hanno fatto provare tutte e due. Ce l'hai già un modello di tiratore? Ti ispiri già a qualcuno? A Campriani. Beh, hai cominciato bene. Sì. Vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria di oggi? Alla sezione e alla mia famiglia. Secondo posto nella carabina a 10 metri, Nicole Gabrielli della sezione di Predazzo. Com'è andata da questa mattina? Com'è andata la qualificazione intanto? È andata benissimo, ero un po' agitata, però è andata bene. E ho fatto 395. Tu fai parte già della nazionale junior di tiro a segno, quindi avevi accumulato un pochino di esperienza. Come ti sei trovata oggi a gestire la finale? Oggi non è stato molto difficile perché ormai sono un po' abbastanza abituata, però un po' di tensione c'è sempre. Quindi sei contenta di questo risultato? Sì, sono contenta perché non me l'aspettavo, che è un periodo che non vado tanto bene, allora... Terzo posto nella specialità di carabina a 10 metri a Miriam Capocasale della sezione di Candela. Allora, tu Miriam sei juniore, sei stata una gara dove erano presenti tanti tiratori e tanti tiratrici diversi. Ti piace questa formula? Sì, devo dire che innanzitutto inizialmente è stato difficile gestire l'ansia e lo stress, solo che poi è stato divertente. La finale è stata molto emozionante, soprattutto gli ultimi colpi. Come hai fatto a gestire la tensione? Diciamo che è stato più un gioco per me perché volevo solamente divertirmi e non pensare al risultato o pensare di arrivare al podio, anche se però ho dovuto gestire la tensione perché si è fatta sentire veramente tanto. Sei contenta però di questo risultato? Sì, io ho dato tutto quello che potevo, quindi sono contenta.